Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5, quest'oggi challenge nell'open world, nello specifico una gara. Torniamo dopo un sacco di anni a fare una gara senza freni, dove il nostro obiettivo è fare il giro di tutta la mappa di GTA 5 senza poter mai frenare. Ogni volta che andiamo a sbattere su un'auto, su un palo, su un muro, su qualunque cosa, dobbiamo scendere dall'auto e rubarne un'altra. Il primo carina. Che completa tutto il giro del mondo di GTA 5 vince la gara. Dobbiamo tornare esattamente a questo tennis club qua, facendo tutto il giro, e non vale ovviamente tagliare dall'interterra. Quindi bisogna girare tutto facendo da Palito Bay, continuando tutto il giro. Si passa dal deserto, si torna in città e lì potete scegliere la strada che preferite. Passate dentro la città e arrivate a questo punto, ok? Ah, in città possiamo fare quello che vogliamo. In città tutto quello che volete, anche per entrare in città. Il punto è all'inizio far tutta la circoscrizione. Allora, siamo pronti? Non è proprio così. Fede, puoi partire per prima. Vai, 3, 2, 1, vai. Perderò, vado. Ricordatevi, non si frena, via. Ok. Potete al massimo mollare l'acceleratore. Esatto. Ma non potete, anzi no, neanche. Velocità massima. Ogni volta che sbattete su un'auto, su un palo, su qualcosa, scendete e cambiate auto. Ok, quindi non si può. Ok, perfetto. Neanche decelerare. Neanche perfetto. Decelerare. Velocità questo massima. Ritardo, avevo visto, qua. Ok, campione. Ma non ha beccato qualcosa qua, eh? No, 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 mi sa che hanno sbandato e basta. Era un CV, era un CV. Io ho paura di sbattere su marci più che altro. Perché la sto... Marci! Non ti ho visto, te lo giuro. Ovviamente Oddio. Il primo pezzo della gara è il più semplice, deve non sbattere da nessuna parte. Vero, vero, vero. Esatto, è anche abbastanza dritta. Insomma, come qua strada. C'è il curvone adesso, Steph. Dopo sarà ben peggio. Eh sì, forse il curvone non lo reggiamo. No. Se fai così soprattutto, Marci! Ragazzi, che curvo ho dovuto chi fare! A me Marci ha salvato la vita, ma mi sa che lui si è schiantato. Fede è andata? No, no, non mi sono schiantata, non mi sono schiantata. Ho solo girato su me stessa e ho continuato. Il sorpasso! Non ho preso né auto né nulla, quindi... Ok. Carino. Ok, carino. Io sono concentratissimo. Abbiamo notato, capire. Perché no, mi sono proprio salvata in corner facendo un testacoda piuttosto che schiantare. Non idea. E adesso come faccio nella... Mi sono schiantata, ragazzi, vedi? Marci non nella galleria, ragazzi, è impossibile. Cambio perché auto. Perché continua a fare zigzag. È per perdere un po' di tempo. Ma porca di quella... Puzzola. Ma ragazzi, che avete qui. Due anni? No, Marci è puzzola, ragazzi. Cioè, perché miseria. Due anni. Io vado di qua. No, raga, c'ho la polizia. Eccolo. C'ha la polizia. Polizia meglio. Raga, mi sono schiantato un'altra volta. Brava, Fere. È la galleria. Eccolo. Porca miseria. Ragazzi, non avete idea. Sono quasi finito in spiaggia. Porca miseria. Mi sono salvato sbattendo. Allora, ragazzi, perché guidare senza schiantarmi è praticamente impossibile. Mamma, mi sono salvato dalla schiantata contro la polizia. Ragazzi, Marci si è salvato con un albero. Una botta di fortuna cosmica. Devo comunque c'è una curva dove fai incidente per forza. Ok. Bene andando, sbatti e rimani in strada. Male andando, finisci in spiaggia. Mi sa altro incidente. Niente, niente. Ragazzi, sì. Quando ci sono le Sefo? Curve. No, ragazzi. Sono caduta giù nel dirupo in spiaggia. No. Esatto, esatto. E adesso che faccio? Qua non ci sono manco veicoli, che faccio? Ma madonna, Marci! L'ha tenuta! Cosa ho tenuto? L'ha tenuta quel matto! Non so come! Vabbè. Comunque le curve strette sono la cosa peggiore, perché per schivare infatti un'auto ho preso il guardrail e sono rotolata sotto. Non posso chiamare Lester per togliermi sta polizia stupida! Io c'ho un veicolo più lento della morte, sto impazzendo. Per adesso è facile, Steph, qui. Ti conviene beccare un veicolo veloce apposta? No, io cerco di risalire sul ponte, ragazzi. Ecco, ce la faccio. Ho scalato un monte a piedi. Marci, qua non ci sono veicoli veloci. Auto, qua. Auto. Tu, qua, il primo che mi capita, il primo che mi capita. Davanti a lui. No, la polizia, ragazzi. Io divento grazie, pazza. Prendo un veicolo oppure la polizia è sollentissima. Aspetta, se, vabbè, però, se riesco te ne fermo uno. Non c'è niente di decente, ragazzi, in sta zona. Sì, davanti a me mi sono fermato. Sto veicolo va a 20 all'ora. È quella che avevo prima. Non lo so, non lo so perché l'ho appena presa. Io ho dovuto inchiodare per la polizia. Il vantaggio, sappilo, È ma questa, Quella lì, sì, è più veloce delle altre. Ok. Arrangiamoci. Però è positivo, perché almeno un veicolo lento, secondo me, ti permette di fare meno incidenti. Sì, però sì, quando c'è la strada dritta hai perso, capito? Però questo, Steph, sono tutte lente qua. Quindi è utile tipo in città la macchina lenta. Vabbè, allora. Però ora mi tengo questo, vediamo. Ma se investo tipo poliziotti, raga? Fai quello che vuoi, campione, ma... Cioè, conta come aver colpito qualcosa? Beh, sì, diciamo che teoricamente i poliziotti sono qualcosa. Credo che siamo più o meno a metà gara.
E per adesso devo dire che è più semplice del previsto. Sì, sì, per adesso. Perché sì, comunque abbiamo tanto rettilineo e tante zone tranquille. Esatto, però. Sono molto più preoccupato della fine della gara, ovvero tutta la parte in città. Io senza sono mai frenare. E basta, guarda. La parte in città con la panto bisogna farla, raga. Sarebbe interessante. Ma è bella quell'auto, mannaggia. Quanto vorrei un'auto straveloce adesso. No, però ragazzi, mi ha tamponato la polizia. Devi rubare la macchina adesso, cioè. Gli sparo. Beh, l'auto della polizia va, Se non muoio no, dai! No! No! Proprio quando avevo preso l'auto, stavo davvero prendendo l'auto della polizia. No, brutto ragazzi, timing, sono, per andare giù, sono in spiaggia. No, sono... Qua puoi scegliere dove andare e poi andare in città. Cioè, non me n'è andata bene una oggi. Ho fatto io la scelta giusta, Steph. Con tanta difficoltà, ragazzi. Ho dovuto killare una persona e prendere un'altra auto, basta. Ero troppo lento. Ma anch'io vado 80, eh. Io vado 80 proprio. Appunto, non ti posso raggiungere se vado 80. No, ragazzi. Io ho due stelle, non mi spiegherò. Ma dove sono? Andiamo alla massima velocità, okay, signori. Ci sono. Devo solo rubare io un'auto. Io penso di perdere l'ansia, ragazzi. Io comunque la sto facendo tutta con un SUV, raga. Ho cambiato l'auto solo due volte. Vabbè. Credo di aver io sbagliato. Io l'ho cambiato strada almeno 6 volte. Ragazzi, è rimasta l'auto della polizia, quindi la rubo. Ottima. L'ho rubata. Continuo la gara con l'auto stelle della polizia. Abbiamo perso Marci. No. Ma da Marci che ormai fatto? È sparito. Perché? No, non raga, so dov'è. Io penso di aver sbagliato strada. Ma no, non ragazzi, l'auto indietro della polizia è stralenta. Io non so dove sono finito. Dove siete? Aspettate che guardo. Ok. No, ragazzi, ma siete lontanissimo, ma siamo pazzi. Anch'io allora, sono più lontano di te. Tiro ora dritto. No, teoricamente, no. Ragazzi, io sono sola indietrissimo. Mi sa che mi hai superato, Steph. Obbligato a cambiare veicolo. Ma non vi conviene? Ma non conviene che mettiamo il punto adesso per vedere quanto ci manca? Io l'ho messo il punto. Io l'ho messo. Quanto ti manca? 5 km. Io 60. 6,90. Mi sa che mi hai superato. Perché stavo anch'io sbagliando strada e poi ho tirato alla destra e ho cambiato. Il problema è che io c'ho la polizia e mi vogliono far fare il tamponamento. No! L'ho schivato! No, quest'auto è troppo lenta, ragazzi, cambia. Non so se questo è un incidente. Non so se questo sia tale. Anche a me prima hanno fatto così, Steph, i poliziotti. Comunque l'auto della polizia è troppo lenta, è peggio di quella che avevo prima. No, ragazzi, devo fare una curva. Faccio qua. Dai, un'auto impossibile, abbastanza ragazzi, veloce. Ma come cavolo faccio con la polizia? Mi fanno perdere. Questa... Ma proprio in città Oddio! La polizia? Devo chiamare Lester. Ma Marci è di fronte a me. Come è possibile? Sì, sei dietro. Ti vedo. Oddio. Io non vi vedrò mai, arrivo dopodomani. Corri. Ho un attimo. Ho fatto... la macchina più. Ma dai, mamma! No! No. Io vuole pure rissare sto deficiente? No, Steph, no, non si fanno le risse. Steph, 2 km. Oddio, qua è impossibile. Ma io ho finito, incidentato di brutto. Di brutto brutto? Ma di brutto, ne! Manna, guarda, l'hanno pure investito così in pari. E anche tua nonna viene investita! Io ho preso una bella auto veloce, secondo me sto recuperando un bel po', quindi sono molto concentrata. È molto concentrata. Non ci credo. No, io non mollo fino all'ultimo. Che succede? Ho beccato la Infernus. No, però aspetta, penso di starmi perdendo. Va bene. Aspettate. Ragazzi, io ho 4 km dal tennis. Voi? Pensavo di starmi per perdere. 2 km e Marci è tipo 1,20, credo. Ho appena beccato un'altra macchina. Porca miseria. Ho appena lasciato. Concentrati. Dai, stop the car, oh. Entra nel flow. Ok. Sono 1,60. No, la polizia di Marci, non ci credo. Dai. La mia vita, mi hanno tranciato la strada, sti cretini. Mi stanno sparando. Giusto. Ma dov'è così il campo da tennis, raga? Ragazzi, non ricordo. Io mi sono lasciata il segno. 2,80. Oddio. Ha vinto Marci. Oddio. Ha vinto. No. È appena arrivato. Ma sono arrivato? Sì. Ragazzi, 5 km, aspettatemi. Arrivo! Quanti? 5. Ma te sei matta! Steph, ho avuto molti problemi, sono caduta in mare, ci sono state tante difficoltà. Sui monti, mare. Esatto, ho dovuto scalare almeno 3 montagne. C'ho 2 quindi... stelle di polizia per colpa di Marci. Io mamma, ne ho 3. Ma da Marci c'è un disastro. Beh, Marci dovrebbe Capo vincere solo nel caso non avesse più le stelle, Nuova regola. Ma cos'è sta regola? C'è scritto quando abbiamo firmato il contratto inizio video, mi sono appena schiantata, non bello sto contratto. Carino, Sì, capito. Ma sei arrivato? Sì, campione. Sei proprio terzo, campione. Io senza la polizia avrei vinto. Ah, sì? E anche a me però hanno dato molto fatica. PAM! Stupida, non ci arrivi alla fine. Mi faccio fuori prima, non ci arrivi! Fermo, muoviti che lo superi!
Quanti chilometri per? No, Steph, non può, appena ricambiato auto. C'è troppo traffico qui, è impossibile mollare. Questa polizia fare uno schianto. L'acceleratore. Lo deve investire. Opla! Io lo sto bloccando, se tu ci credi ce la puoi fare ancora. Ci provo. Non è ancora arrivato. Ma no, dai, il posto è suo. No. Io voglio rubare posti. Dov'è il matto? È nascosto. Ok, curva. L'ho visto lì pronto con l'RPG. Spawna in mezzo alla polizia, in città si può passare dove si vuole, giusto? Sì. Ma ragazzi, è impossibile. Devo stare molto attento. No, devo stare molto attento perché c'è tanta polizia. Devo cambiare strada perché sennò prendo un nuovo veicolo. Aiuto! Che è morto, raga, sei di un'esplosione. No! Teoricamente lo ammazza la polizia adesso. Dov'è? Dov'è sto matto? È matto! Ok, è morto. Arrivo! Aiuto! Dov'è? Eccolo. No! Dai, guarda! No, Steph, ti ho fatto headshot con la pistola, non volevo... Volevo bucarti le gomme, Dov'è il pagliaccio? Ragazzi, in città io non riesco. Bene, ce la devi fare! Steph, mi schianto in continuazione perché è tutto curva in città! Come faccio a non riesco a colpirlo? Il freno. Adesso devo cambiare. Sta correndo a zigzago. Vita, marci! Guardalo che corre! Sto là tanto tranquillo. Dove lo vedo? È là. Aiuto! Dai! Bene, ce la fai? Non lo so. Quanto manca? Ma tanto non vale. Non aiuto! Non voglio rubare le posizioni, ma la sono giocata da schifo. Non riesco a colpirlo, faccio schifo col cecchino. No. Chi è che mi ha investito? Io. Marci! Ma sono arrivato io, raga, eh? Anch'io sono arrivato. Davanti al gol. È arrivato. Mi sono schiantata su un'auto qua davanti. Vabbè, finito, basta. No, non cambio neanche veicolo, arrivo così, basta. Vabbè, ragazzi, è stato bellissimo. Grazie a tutti, è stata una bella gara. Aspetta, ci sono, fammi tutti vedere. Sono qua, dietro la curva, girati. Dov'è? Sì, sto arrivando. Ho visto solo cosa esplode. 500 metri. 500 metri. 400. 500 metri. Eccomi. Devi calmarti, campione. Come siete? Devi calmarti, campione. Ecco, ho visto l'esplosione. Palo. Io non ho armi. Eccoli. Ciao a tutti. Ce l'ho fatta. Ciao. Stupida, muori. Abbiamo finito. Sì, è finito. È finita quella morte di Marco. Ciao.